competente poi con un colpo di teatro e rapidamente trovava questi soldi per il personale. La seconda operazione che si vuole compiere è quella appunto di andare verso un inasprimento progressivo del diritto di sciopero, con lo scopo di addomesticarlo e poi di disinnescarlo. Lo ha ricordato anche il garante dello sciopero, un'audizione, ci ha ricordato che, guarda caso, al Senato si sta discutendo di disegni di legge per riformare la materia dello sciopero. Ma tu guarda il caso, cinico e baro. Grazie onorevole Ciprini. È iscritto a parlare il deputato Rizzetto, prego, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, Ministro e Sottosegretario. Dunque, alcuni aspetti da sottolineare. Innanzitutto, per quanto riguarda i lavoratori del Colosseo, affinché sia fruibile a tutta l'Aula, non è che non sono stati pagati gli stipendi, non sono stati pagati gli oneri accessori, che sono una cosa differente rispetto agli stipendi. È evidente, Ministro, che è sempre un qualcosa che non va bene, nel senso che non pagare gli stipendi non sarebbe andato molto bene, anzi sarebbe stata veramente una cosa inutile e triste. Non pagare gli oneri accessori è un qualcosina in meno, ma è sempre un punto di caduta. Ricordiamo, Ministro, ed io cercherò di intervenire poco in seno a questo provvedimento, ricordiamo però a tutta l'Aula alcuni aspetti che secondo me vanno sottolineati. Nel senso che MIBACT e Sovrintendenza avevano chiesto, come lei sa, Ministro, ai sindacati di non fare scioperi o assemblee nei mesi di luglio e di agosto e nelle giornate di sabato e di domenica. I sindacati hanno accettato questa condizione ed effettivamente non hanno fatto scioperi né in luglio né in agosto né di sabato né di domenica, tantomeno, Ministro, assemblee. Hanno eseguito quelli che erano all'epoca i vostri ordini. Quindi avete dato un'indicazione, i sindacati ed i lavoratori, pur senza oneri accessori pagati, hanno eseguito. I lavoratori, cui non sono stati, come prima detto, saldati gli oneri accessori dagli inizi del 2014 e quindi non vengono pagati gli straordinari. Hanno comunicato, Ministro, non uno sciopero, ma un'assemblea regolamentata, nel senso che uno non si inventa un'assemblea. Le assemblee, come lei sa e mi insegna, le assemblee sindacali sono autorizzate per un massimo di 12 ore lavorative al netto di alcune categorie, tipo i metalmeccanici e i giornalisti, che ne hanno 10. Quindi 12 ore di assemblea sono assolutamente legittime. L'assemblea è stata autorizzata una settimana prima dal MIBACT e dalla Sovrintendenza a dare comunicazione e pubblicità della chiusura del Colosseo. Doveva essere la Sovrintendenza e non i sindacati. In questo caso né gli InfoPoint né tantomeno i tour operator, come ricordato in Commissione, sono stati avvisati. La Sovrintendenza non ha dato pubblicità rispetto all'Assemblea. Si fanno scioperi o assemblee, Ministro, per creare un po' di disagio? Per creare un po' di disagio, mesi di stipendio, accessori in questo caso non pagati, sono per i lavoratori un servizio essenziale per dar da mangiare alle proprie famiglie. Dopodiché, e chiudo, Presidente, se si voleva parlare di servizi essenziali tout court, vorrei capire, e vi ho già rivolto questa domanda in Commissione, perché nella relazione introduttiva a questa proposta sono stati specificati i casi di Pompei e il Colosseo. In sintesi, Ministro, io penso che Matteo Renzi e chi di dovere quel giorno si sono sentiti, per aver fatto una figuraccia evidentemente, molto a disagio nei confronti anche di coloro che fuori dall'Italia hanno visto questa assemblea e hanno notato che i turisti non potevano entrare al Colosseo, vi siete un po' arrabbiati e nel giro di 20 minuti avete partorito una cosa che noi abbiamo chiesto, noi e tutte le opposizioni abbiamo chiesto di ritirare. Grazie. Grazie. È scritto a parlare la deputata Pannarale, a titolo personale un minuto. Grazie Presidente. Dovrebbe non esistere un legislatore all'altezza del compito che decida di fare le leggi sull'onda emotiva, Ministro Franceschini. Voi non soltanto avete fatto questo, ma lo avete fatto anche con un decreto d'urgenza.
e nel delirio orgiastico sui vari social che è partito nelle ore successive, mentre decidevate di attribuire ai lavoratori la responsabilità del danno procurato ai paesi, non ho sentito una sola parola sulle vostre responsabilità, non una parola sulla responsabilità di non aver pagato per mesi gli straordinari e neanche sulla responsabilità di un'amministrazione che non si è fatta carico di dover dare notizia ai turisti di un'assemblea regolarmente convocata. Allora, Ministro, con l'invarianza finanziaria